Ma siamo seri? Ma siamo seri? Ciao a tutti ragazzi, voi siete completamente fuori di testa. Mi avete scritto in decine per dirmi di fare la reaction su Golden State Dallas e possibilmente anche su Pistons Lakers. Allora ragazzi, io me la sono presa molto comoda, ve lo devo dire, ho dormito fino alle 10:40, mi sono alzato, ho preso il telefono e sono stato bombardato di richieste. Non so ancora il risultato, non so ancora il box score, non ho visto nulla di nulla, mi sono fatto la doccia e ora sono qui. Al via con le reaction. Eccoci qua, direi di avviare, guardate il bel faccione di Juan Toscano Anderson, idolo delle folle. Dall'altra parte Doncic, Hardaway, Finney-Smith, Kleber e non ho letto l'ultimo, penso sia Porzingis. Si parte, vediamo questa partita. Intanto end one di Doncic. Veramente ragazzi, io non so che dire, mi avete scritto in tantissimi tra Telegram, Discord, il direct di Instagram, suggerendomi questa partita. E allora ragazzi, guardiamocela perché evidentemente, intanto la reverse di Wiggins, si è risvegliato anche Wiggins, bella palla di Doncic per la tripla di Finney-Smith. Allora ragazzi, di Dallas sappiamo praticamente tutto perché intanto Doncic ancora, mi pare sia partito forte il giovanotto, 18-2, ma siamo sicuri? Steph intanto canestro e fallo, 4 punti per lui, stoppatona di Draymond Green, parte in contropiede, ma dove l'ho trovato un giocatore di quella stazza con quella fame che porta palla così in transizione? Parziale di 10-0 Golden State, Kleber con la tripla. Sono veramente curioso, sono veramente euforico anche, oltre che curioso, di capire questa partita dove ci porterà. E vi dico un'altra cosa, dopo ci guardiamo anche Pistons Lakers, visto che praticamente tutti mi avete scritto dicendo Dallas Golden State, Pistons Lakers, guardiamocele. Mentre Kent Bazemore, era lui? Sì, era lui, lo si riconosce da quella coppa piatta che ha. Grande, Luchino. Vedi, allora, un'altra cosa, io adesso non so, questo segna, in ogni modo, io non so cosa abbia fatto Luka Doncic questa notte, ma le pagelle io le ho registrate ieri, quindi abbiate, insomma, pietà, dovesse fare tipo 2000 punti Luchino. Vi ho anche dato un piccolissimo spoiler. Intanto, 32-27 backdoor. E schiacciata backdoor, e come al solito Draymond Green vede il gioco meglio di chiunque altro. Altra tripla di Finney-Smith. Fade away di Wiggins, un po' macchinoso, non fluidissimo, ma fade away. Dwight Powell come Dennis Rodman. Comunque ragazzi, io ve l'avevo detto che dal Martin Luther King Day le partite sarebbero state molto più piacevoli e devo dire che nell'ultima settimana ci sono state tante partite molto interessanti. Qua Clay Oubre, ribattezzato Clay Oubre. Jalen Brunson intanto 39-45, ancora isolamenti per Oubre. Ormai è diventato chiaramente il go-to guy in assenza Stephen Curry in campo. Più 10 Dallas però ancora, e Steph esce dal blocco di Green e in un nanosecondo infila la tripla. Ancora Steph, step back, e ancora tripla. Meno 5. Oh, Porzingis che gioca vicino a canestro. Sarebbe contento Mastro Tavkar di questa sua scelta. Altro gioco a due, Stephen Curry e Draymond Green e altri 2 punti per Steph. Oh ragazzi, questo quanti punti ha fatto?
Siamo ancora a 2 minuti dalla fine del secondo periodo. Molto bene. Che palla di Draymond Green. Cioè, io penso di aver visto già una decina d'assist di Green. E almeno 20 punti di Steph. Quindi non vorrei che fosse una partita in quel senso. Altro assist di Green, altro Ricciolo e punti di Steph. Mamma mia. Oh, fa valere i suoi 2,20 Porzingis finalmente. Mentre Green, altro assist di Green, altro canestro di Stephen Curry. Mamma mia. E Doncic, dalla mattonella Doncic, più 9 Dallas. E qua gli si stava scavigliando Steph, come cazzo ha fatto? Si stava scavigliando, ha messo su una tripla così dal nulla. Comunque, più 8 Dallas. Altra tripla di Steph. Oh, porca troia, ma quante punti ha fatto? Quante triple ha messo? Step back di Luchino, che non ci sta. Più 9 ancora, Dallas Mavs. E anche Klay Oubre con la tripla, però è la prima che vedo in questa. Tanto mi è partito ok Google, non so perché, mi è ripartito ovviamente. Evviva la pubblicità! Direi di. Hop, salta gli annunci e andiamo avanti. Ma siamo seri. Altro assist di Green. Ma siamo seri. Mamma mia, questo è il formato MVP. Due saltano a vuoto. Mamma mia. Intanto Kleber dall'angolo. 95 a 90 Dallas. Altra uscita dal blocco per Steph. Altra tripla. Cosa sta facendo? Vabbè, la meccanica di tiro di Finney-Smith, però è già la terza tripla che mette. Wiggins, step back, 108, 110 a 103, difese improponibili, visto che siamo a inizio del quarto periodo. E anche Doncic però ci mette la tripla. Wiggins per il meno 7. Ancora Wiggins. Sempre un po' macchinoso in questo movimento, ma ce l'ha, ce l'ha. Assist di Doncic, via per Jalen Brunson, che veramente assomiglia sempre più a Derek Fisher. Intanto meno 3 Golden State, con la tripla di Tim Hardaway Jr., 121 a 115. Questo qua è completamente in trance agonistica. And one. One Toscano Anderson e poi triplone di Luka Doncic. 126 a 120. 128 a 120. Sarebbe anche ora che i Mavs vincessero una partita, mentre Green. Che palla! Che palla di Draymond Green. Altra stoppatona di Draymond Green. Meno 4 Golden State. E Doncic la chiude, forse, 131 a 124. Ma dai, ma cos'è? Ma cos'è? Non ditemi che i Mavs se la sono fottuta anche sto giro. Kleber la chiude, 134 a 130. Vabbè. Canestro di Damian Lee per il meno 2. E finisce qua. Vincono finalmente i Dallas Mavs. Intanto ho guardato gli highlights da MLG, vediamo un po', vediamo un po'.
Ah, 57. 57 di Stephen Curry, 42 di Luka Doncic con 11 assist, 15 assist di Draymond Green che sta giocando. 0 stoppate per i Dallas Mavs, vediamo un po' di statistiche. 134 a 132, bellissima partita. 27 assist a testa, 11 rubate e 4 stoppate per i Warriors. Stavo vedendo punti da seconda chance, i Dallas Mavs 17 a 8, fast break points 25 a 9, hanno comandato i Golden State Warriors. E la prima partita è andata, ragazzi, 57 di Stephen Curry. 42-11 assist di Doncic. I Dallas Mavs finalmente portano a casa una partita in questo periodo nero per loro. Doncic ha alzato il volume della radio, qui non si vedono le percentuali in questa su MLG, però insomma, 42 punti, 11 assist, non so male. Che dite? Andiamo a Lakers Pistons? Eccoci qui. Lakers Pistons, doppia reaction, direi che si può partire. Palla a LBJ. Solito lob per Anthony Davis, che mette i primi due della partita. E sì che in teoria dovrebbero essere la miglior squadra NBA, gran palla di LeBron, gran palla di Schröder. Così, in scioltezza i Lakers vanno sul 6-1. Però i Detroit Pistons sono al momento credo ultimi, adesso non ho record sott'occhio, ma se non ultimi sono penultimi. Quindi direi un testa coda, non posso immaginare il motivo per cui mi abbiate consigliato questa partita, se non magari un career high di qualcuno. Veramente non posso immaginare che possa essere una partita talmente tirata da essere consigliata. Comunque, vediamo. Nel frattempo, 17 a 16. Comunque, c'è equilibrio in questi primi 5 minuti. Che movimento di Anthony Davis. Ecco, lui è fluido. È Wiggins che abbiamo visto prima col suo step back macchinoso. Un po' meno. Nel frattempo, in questo quintetto c'è sempre da capire se chi sia il numero 5, se Anthony Davis o Harrell. Perché c'è una statistica, ne abbiamo parlato in live ieri sera, in cui con Davis da 5 il differenziale di punti, ragazzi, per i Lakers è tipo più 40. E il problema è che l'hanno usato solamente, boh, tipo 40 minuti in tutta la stagione. Bel movimento senza palla di Mikhailiuk, che comunque quello lo sa fare. Grande Horton Tucker, che qui prova una palla immaginifica, poi la recupera. Io direi però fallo di piede. E LeBron non è altruista. Stewart Stoppata di Josh Jackson e poi Kuzma che trova la palla nella spazzatura della partita. Altra tripla di Mikhailiuk. Svi Mikhailiuk, l'ex di turno, o l'ex Luthor, tripla anche di Horton Tucker, che pare avere tanti minuti. Finalmente hanno sfoderato l'Horton Tucker. Gran palla di LeBron, che fa partire questi laser veramente incredibili. Gioco a due, Schröder, Anthony Davis, e via per altri 2 punti, 47 a 40. Con Kuzma che va sul più 10 Lakers e la pubblicità. Il bello della diretta. Jeremy Grant, ancora Mikhailiuk che senza palla, ragazzi, fa dei movimenti veramente bellissimi, molto molto belli da vedere. Mentre Plumlee, ancora Jeremy Grant. Piedi non a posto, ma ormai ha una fiducia anche lui in questo suo tiro dalla distanza. LeBron, carro armato.
due volte dietro la schiena e poi appoggia canestro. Altro movimentino, stoppata di Jeremy Grant su Anthony Davis. E poi dall'altra parte va per l'appoggio contro Marc Gasol. Sempre meno 10 però. Quindi Lakers al momento in totale controllo, più 12 con l'entrata a canestro di Schroeder. Vediamo se Josh Jackson, bel movimento, bellissimo canestro sulla sirena. E Pistons che tornano a meno 5 con Gasol che ormai non salta più. Gasol non salta più. Pare un bagonghi, diciamo, dalle nostre parti. Comunque, più 9 Lakers. Ecco, poi però Howard e McGee, questi palloni non li mettevano, Non li mettevano proprio. Ancora isolamento Anthony Davis. Kuzma sfrutta il taglio di Schroeder, bellissima lettura di Kuzma in questo momento. Veramente un giocatore che sta giocando a un buon livello, non l'avrei mai pensato, invece inizia a essere veramente utile offensivamente ai Lakers, ecco, difensivamente non parliamo. Comunque ancora Schroeder, partita 82 a 66, qua la tripla di Jackson che ho in Dunkest, costa 4 spiccioli. E il suo lo fa, più 10 Lakers, contropiede, altruismo e schiacciata di Jeremy Grant con Caruso che si prende una gomitata sul naso. Ancora LeBron, l'esperienza. Crea spazio e infila il canestro, ancora il ricciolo di Mikhailiuk. Josh Jackson sugli scudi. Ancora Horton Tucker appoggia con le sue braccia lunghissime. E touchdown LeBron. Che palla, ragazzi. Quarterback di primissimo livello. Touchdown LeBron. Qua veramente, cioè, 36 anni. Ma cosa vogliamo dire? Ancora più 10 Lakers a inizio del quarto periodo con la tripla di Jackson. Più 9 Lakers. Intanto non c'è Derrick Rose, da quello che ho visto. Per cui più 6 Lakers. Bellissima palla. Più 4 Lakers che tornano a più 6. E LeBron decide di accelerare. Più 8 Lakers. Cosa fa? Ma cosa fa? Tentativo di schiacciata che si ferma sul ferro e poi Plumlee ancora meno 6, meno 3 Pistons, mentre togliamo sta pubblicità, e Anthony Davis che va sul più 5, però Pistons che sono rientrati in partita, qua Mikhailiuk prende il rimbalzo offensivo e allarga per la tripla di chi è Ish Smith, meno 2 Pistons, Lakers che hanno frenato pericolosamente, probabilmente già sicuri nella loro testa di aver portato a casa la partita. E Jeremy Grant va per il meno 4. Meno 2 Pistons. E pareggio? Ma come? Overtime! Overtime! Stoppata di Davis e Plumlee che appoggia. Più 4 Pistons addirittura, e qua Caruso di esperienza, meno 1 Lakers, mentre Plumlee era andato altissimo, schiacciata di KCP, più 1 Lakers, ancora Jeremy Grant col fallo di LeBron James, più 2 Pistons e LeBron pareggia a 116, più 2 Pistons, 20 secondi alla fine, Schroeder, Anthony Davis schiaccia, c'era un fallo clamoroso su Anthony Davis. Secondo overtime, ma come ragazzi? Prima contro ultima, così, secondo overtime. Pistons 120 a 118, i Lakers continuano a scherzare col fuoco, alzando e abbassando le marce a piacimento, ma
qui veramente tripla di LeBron. Si rischia veramente di consumare troppe energie che probabilmente con un minimo di impegno in più si sarebbero potute risparmiare qua LeBron. Con la tripla in step back direi che la chiude 131 a 124. Grant con la tripla cadendo verso l'esterno. Ancora i Pistons ci provano, ma mi sa che siamo andati oltre. Ancora Jeremy Grant sbaglia. Partita finita. I Lakers la portano a casa, ma che fatica. Che fatica per i Lakers, che veramente hanno spento completamente i motori. Vediamo un po' di statistiche. 33 di LeBron, 32 Jeremy Grant, 10 assist di Delon Wright, 11 di LeBron James. Harrell 8 rimbalzi, Josh Jackson 8 rimbalzi. Fast break point 23 a 6 per i Lakers. Però, insomma, abbiamo visto che i Lakers, quando spengono, proprio spengono di brutto, un po' come i Clippers, sono i punti deboli di queste due squadre, ma a differenza dei Clippers, i Lakers hanno LeBron James che può riaccendere in qualsiasi momento. Qua alla fine, nel secondo overtime, con un paio di triple, l'ha chiusa lui. Probabilmente c'era il fallo su Anthony Davis alla fine del primo overtime, quindi i Lakers probabilmente avrebbero potuto vincerla lì, però che dire. Due bellissime partite, vi ringrazio per le segnalazioni. Troverò un modo per abbastanza equo, sufficientemente equo per consigliarmi le partite. Nel frattempo, nonostante sia quasi mezzogiorno, grazie dei consigli e ci vediamo per le prossime reaction. Un saluto, il Franz.